Innanzitutto buonasera a tutti. Certo, è normale che negli anni questa caratteristica mi ha avvantaggiato molto perché comunque in quel ruolo è difficile trovare centrali mancini. Però è chiaro che io entro in punta di piedi, nel senso sono l'ultimo arrivato, c'è una batteria di centrali, appunto come ha detto lei, che ha fatto il ritiro con il mister, quindi conosce tutte le sue caratteristiche, il suo modo di giocare. Io sono arrivato oggi, ma già dal primo allenamento comunque mi sono trovato bene anche con i compagni e quindi sono contento, insomma. Ma diciamo, tra virgolette, la mia storia con l'Avellino inizia già 3 anni fa perché comunque con il direttore, appena io ho finito il primo anno in primavera, ci eravamo sentiti e comunque a lui avevo fatto, tra virgolette, una mezza promessa che sarei arrivato qui una volta uscito dalla primavera. Per quanto riguarda quello che è successo quest'estate, io ero, come ben sapete, ero un giocatore della Roma. E appena finito il campionato comunque avevo già l'accordo con l'Avellino. È chiaro che poi però c'è stato questo passaggio al Sassuolo che giustamente ha fatto un investimento e ha voluto valutarmi il ritiro se l'opzione giusta era quella di mandarmi in prestito oppure di tenermi lì. Ma comunque io avevo sempre detto sia al mio procuratore che al Sassuolo appena ho firmato che se fossi sceso in Serie B, la piazza giusta per me era qui. Quindi per me c'è sempre stata massima volontà. Ciao Riccardo, Marco Tessa, sociale della tua pagina di Ciao. Instagram. Ciao. Volevo chiederti, più in quanto l'Avellino, tu vivi molto fortemente, che secondo me è un po' di Borsini, l'Avellino su di voi punta molto, immagino che loro vorrei chiudere, dove vorrei Certo. No, il mister è stata una delle chiavi fondamentali perché comunque ci siamo sentiti molto in quest'estate e a lui ho sempre garantito comunque, ho sempre detto tra virgolette di aspettarmi perché comunque per me è un onore lavorare con un mister che ha fatto comunque la storia del calcio italiano e quindi soprattutto lui che per me nella fase difensiva sarà un grande vantaggio lavorare con lui e quindi io ho sempre detto che la mia volontà era quella di venire qui. E lui mi ha sempre rassicurato che nonostante comunque il ritiro non avessi fatto con loro, però ci sarebbe stato tempo per lavorare, insomma. No, il mister, comunque l'ultima volta che l'ho visto è stato un anno fa, lui mi ha allenato 2 anni quando ero molto piccolo, però comunque lui so che è stata una chiave importante per questo passaggio perché soprattutto lui, non parlo dell'allenatore, ma come persona è stato veramente fondamentale nel mio percorso di crescita perché, ma no, non dico a livello tecnico, ma soprattutto a livello umano mi ha dato molto, quindi se sono qui è anche lo devo anche a lui, insomma. Ciao. Ciao, mi metta a chi è Porto Santo, volevo chiederti due cose. Se il peso delle aspettative può essere un motivo in più per stimolo per fare bene, visto che questa piazza è un po' paradossale, essendo che i giocatori molto attesi, Certo. molto sannati, poi non sempre riescono a fare bene. In questo caso, sei un giovane, sto cercando di essere B, quindi la squadra Certo. dovrebbe essere schierata. La seconda domanda è a chi ti ispiri come calciatore. Ho letto che è stato un po' paragonato a Barzagli, ma penso che la strada Certo. per arrivare là. No, è chiaro che con le persone con cui ho parlato, comunque il mio procuratore, la Roma, il Sassuolo, mi hanno sempre detto che questa è una piazza bellissima perché è molto calorosa e rispetto a molte altre magari ti mette quella pressione in più che magari senti in campo, però allo stesso tempo questa pressione ti dà stimolo secondo me. Ma soprattutto a un ragazzo come me che esce dal settore giovanile dove magari i 3 punti non sono così fondamentali come in un campionato dei grandi,
fare questo passaggio, secondo me, per me sarà fondamentale per crescere sia sotto il profilo tecnico, ma soprattutto umano. E sul discorso di Barzagli, io ho sempre detto che lui, secondo me, è uno dei più forti che c'è in Italia. È chiaro che per arrivare ai suoi livelli la strada è lunga, perché lui ha vinto tanto, ma è stato centrale della nazionale per anni. Però comunque è un traguardo che mi sono posto e spero di arrivarci. Carlo, ciao, Domenico di Cortella, prima TV Telenostra. Ciao. Appunto questo peso della responsabilità, solo 19 anni e di te si parla bene, tanto che si dice che sei uno dei prospetti italiani più importanti per quanto riguarda la difesa. E anche tutte queste strategie di mercato dove sono circolate belle cifre Certo. sulle tue prestazioni, ti hanno in un certo senso dato un'ulteriore responsabilità da psicologico, oppure tu sei concentrato solo ed esclusivamente sul campo? No, ma è chiaro che comunque quello che è successo quest'estate un po' ti scuote, perché comunque io ho fatto 10 anni alla Roma e ero legato comunque a quella maglia, però comunque c'è stata una grande occasione, quella del Sassuolo, che ha fatto un grandissimo investimento su di me e ripeto, ho fatto il ritiro con loro e hanno valutato questa opzione. È chiaro che un ragazzo della mia età, magari tutti questi passaggi di proprietà, cessioni, prestiti, possono condizionare, ma io, cioè, adesso sono concentrato al 100% qui, era quello che volevo da inizio anno, da inizio dell'estate, la mia famiglia lo sa, quindi adesso che sono qui sta a me e darò il massimo. Ciao Riccardo, ho letto il primo ministro di Tutto, voglio dire, hai fatto il mondiale con del 20, pensi già a un salto anche del 21, i tuoi pensieri già da questo ciclo mondiale? Chiaro che l'Under 21 è un traguardo importante, è un treno che per ora non è ancora arrivato, ma se arriverà dovrò prendere al volo e cercare di non scendere più. Per quanto riguarda il Mondiale, è stata una delle esperienze più belle della mia vita, perché ci siamo calati in una realtà così importante dove il livello si è alzato tantissimo. Poi comunque un Mondiale, che sia Under 20, che sia dei giovani, che sia dei grandi, è comunque una grande vetrina e fa sempre piacere giocarlo, insomma. Riccardo, amico del tuo arrivo l'Avellino migliore ulteriormente, se hai un'idea sul ruolo al quale l'Avellino secondo te può avvenire, anzi mi permesso e poi faccio un'altra domanda, se capita un calcio di rigore, visto che abbiamo visto che hai la personalità per battere, Guarda, per quanto riguarda quello che darà la stagione, secondo me è un po' prematuro porsi dei limiti e credo che per una piazza così importante non ci sia, diciamo, posizione prestabilita, ma bisogna vivere partita dopo partita e a fine anno tirare, insomma, le somme. Per quanto riguarda i rigori, è chiaro che io sono rigorista, ma ripeto, sono l'ultimo arrivato, entro in punta di piedi e quindi per adesso non la metto come opzione, insomma. Al mister, ripeto, ci ho parlato tantissimo, soprattutto al telefono in quest'estate, ripeto, lui è stata una delle chiavi più fondamentali per il mio passaggio all'Avellino, perché lui è bravissimo, è uno dei migliori nella fase difensiva e quindi per me è fondamentale lavorare con lui. Oggi che sono arrivato era contento, l'ho visto felice perché comunque anche lui, come me, mi aspettava e quindi, diciamo, eravamo felici entrambi. Riccardo, ci puoi tranquillizzare anche un po' sulle tue condizioni fisiche? Perché ovviamente abbiamo seguito tutto il suo precampionato, soprattutto con il Sassuolo, non hai giocato quasi mai, Certo. anche se dicevi questo infortunio. Come stai e soprattutto quando vedremo in partita al 100%? No, io ho iniziato il ritiro con un giorno di ritardo, perché il passaggio al Sassuolo è avvenuto proprio il giorno della partenza. Però avevo iniziato il ritiro bene, poi ho avuto un problemino alla caviglia, ho avuto una piccola distorsione, sono stato fermo una settimana e mezzo e poi piano piano sono rientrato gradualmente nel gruppo e ora erano già 2 settimane che mi allenavo stabilmente con la squadra. E
E per quanto riguarda le partite, ho fatto già due amichevoli in ritiro e una volta rientrato dall'infortunio ho giocato un amichevole durante la settimana, 90 minuti contro la Primavera, quindi come condizione adesso sto bene. È chiaro che rientrare nei contrasti al 100% adesso non è facile, però non penso ci vogliano tanti giorni, insomma. Ieri sera hai salutato tutti i tifosi da Avellino, ne abbiamo scritto in tanti su Sì. Instagram e direi che se ne fa come abbiamo previsto il video sulla curva dell'Avellino, sul calore che si è aperto per Certo. questo stadio. No, diciamo, i tifosi dell'Avellino sui social, non solo ieri sera, mi hanno mandato tantissimi messaggi dall'inizio dell'estate, e quindi quello per me è stato uno dei motivi cioè, più importanti, che mi ha fatto capire che comunque qui questa piazza è bellissima, la tifoseria è una delle più importanti in categoria. E poi ho visto tantissime foto, mi hanno mandato tantissime foto della curva. E non vedo l'ora sabato di vederla piena, insomma.